Innanzitutto vi ringrazio di essere intervenuti oggi. Si sa che è sabato è una giornata un po' impegnativa per tutti quanti. Oggi noi vogliamo presentare la nostra associazione che è stata costituita all'inizio di quest'anno qui a Saronno e che si chiama Noi Comediamo. È un movimento culturale per la gestione pacifica e creativa dei conflitti. Il vero significato lo si capirà al termine dell'incontro, perché non voglio rubare spazio a tutti i relatori per parlare di una gestione pacifica e positiva dei conflitti. Le immagini vogliono un po' rappresentare e raccontare quello che è il nostro messaggio forte, il fatto che il conflitto che scaturisce in seguito a una separazione, a un divorzio, non deve rappresentare la fine di un rapporto genitoriale, ma tutt'altro, deve essere proprio un'opportunità per riprendere le file di quello che era stata la promessa iniziale. E quindi con quel quadro, con un'immagine che alcuni hanno detto è un po' forte, che è un po' il nostro manifesto, il mio futuro è nelle vostre mani, vogliamo cercare oggi, parlando con voi, di raccontare quello che sono il nostro obiettivo. L'obiettivo di creare un dialogo e di affrontare la conflittualità in un modo positivo. Allora, io in questo momento vorrei introdurre l'assessore Cecilia Cavaterra per fare opportunità, ringraziare il Comune di Saronno che ci ha dato questa opportunità e ha patrocinato questa iniziativa e un'altra iniziativa che si terrà la prossima settimana. Grazie. Ringrazio chiaramente tutti i presenti e do il benvenuto all'associazione Noi Comediamo, che è nata a luglio, però insomma, si è fatta forse pubblicamente per la prima Oggi. volta e quindi si fa conoscere. Abbiamo da subito iniziato a collaborare su alcuni progetti e come è stato ricordato, in particolare la prossima settimana ci sarà la messa in scena presso il Teatro Giunta Pasta di questa opera in occasione di tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo per la giornata mondiale della lotta alla violenza contro le donne. Questo purtroppo è uno dei risvolti estremi a cui chiaramente noi speriamo che questa come altre iniziative possano contribuire a, se non dico ad annullare il fenomeno, ma sicuramente ad evitare che si arrivi a certi eccessi, e quindi questa come altre iniziative sul territorio noi abbiamo questo centro, il Centro Rete Rosa, che appunto dà la possibilità alle donne in difficoltà di rivolgersi per un aiuto che non sia quello istituzionale, perché non dimentichiamo che esistono delle istituzioni dedicate a aiutare le donne, possono essere forze dell'ordine, servizi sociali, ma questa, come tante altre azioni, possono aiutare appunto a evitare poi delle conseguenze estreme. Immagino appunto, è stata ricordata, non dimentichiamo che nei conflitti purtroppo le persone più deboli sono sempre quelli che hanno meno voce e sono i bambini, i ragazzi. Quindi ringrazio chi ha organizzato e chi ha voluto condividere con la città questo momento. Grazie. Io passo subito la parola a Yoga Parti. Potrei descriverlo un counselor, un mediatore, ma sarebbe tutto riduttivo. Ritengo che il modo migliore per presentare Yoga è dargli modo di fare il suo intervento. Grazie. Grazie mille, in effetti c'è sempre questo problema, io so che quando qualcuno mi deve presentare vado bene così. Tanto voi scusate le spalle, ma ancora non sono Sono di fronte. bellissime. Grazie. Allora, c'è sempre questo piccolo problema quando vengo presentato, ormai me lo porto dietro fin dalla nascita, cioè di questo nome che un po' crea imbarazzo, un po' di difficoltà. Alcuni credono che non sia vero, ho già vinto una scommessa poco fa con Iole. A Livorno la polizia, quando una volta mi ha fermato per un piccolo eccesso di velocità di 5 km, mi ricordo che ho dato, cioè, il documento, ho dato la patente, e mi ricordo che il vigile ha letto, ha detto non scherziamo, mi dia quella vera. E invece è proprio questo, io ho fatto, sono io, buongiorno. Poi magari
prima di salutarci ci giochiamo un attimo, perché fa stranamente questo nome che il destino mi ha assegnato ha a che fare anche con il mio lavoro, con la mia professione, perché l'origine di questo nome è dal sanscrito, quindi yug, un verbo che significava unire, collegare, e guarda caso poi alla fine mi occupo di mediazione e di gestione creativa dei conflitti. La cosa interessante è che quando vengo invitato a questi convegni, mi è successo un mese fa a Firenze, e di solito l'invito mi arriva così: gentilissima dottoressa Yoga Bhatti, perché pensano che io sia una donna. Infatti di solito i signori presenti sono delusissimi quando arrivo io, perché si aspettano una relatrice anche un po' esotica, magari affascinante. Sono io, la più partiamo. Voi pensate, con questo nome, quando io mi presento in una città come la mia, una città strana, molto semplice, Livorno, città che vive di mare, vive... Mi sono presentato giorni fa un signore che si chiama Mario Rossi, quindi si è presentato Mario Rossi, e io, in maniera del tutto sciolto, ho detto piace di Yoga Bhatti, e lui è rimasto subito un po' intimorito e si è già un po' rattrappito su quel... Intimorito mi ha fatto... E di cosa si occupa? Dico, ma mi occupo di gestione creativa di conflitti attraverso una metodologia umoristica. E lui sempre più intimorito. Dice, e poi... E gli ho dato il colpo di grazia. Dico, ma tengo dei corsi in arte da ascoltare, dato consapevolezza emozionale, attraverso l'applicazione dello sguardo dissociativo. E lui sono cascati le braccia a questo... Ma guardato, ho fatto... Beato lei, io lavoro alle poste. Ho cominciato così. E quindi faccio un lavoro, un'attività che mi appassiona. Una cortesia, state rilassati con me, perché di solito venite invitati a spengere i cellulari. Almeno io ho dei colleghi che appena iniziano, cioè, vi preghiamo, io amo le suonerie dei cellulari, quindi lasciateli pure accesi. So che qualcuno per gentilezza mette la vibrazione, ma tanto mi accorgo, perché a un certo punto cominciano a tremare, mi accorgo subito. Sono stato invitato a questa bellissima manifestazione per parlarvi del conflitto. Dovete sapere che io arrivo da una città strana, e è una città che non conoscete, faccio una piccola promozione, ma non è. È una città caratterizzata da un fatto, che quando le persone a Livorno vi parlano, anche se non vi conoscono molto, incontrano per esempio Stefano che non conoscono, cosa fanno? Non possono fare a meno, assolutamente, di toccare. Io vi toccano, cioè lei va a chiedere le informazioni sul traghetto, mi dice la persona che non mi conosce fa subito così, guarda, e vi tocca. Te lo dico io dove deve andare, e si tocca. Ora lei prende la strada che gli dico io, e vi tocca e si tocca. Noi abbiamo un comico a Livorno meraviglioso che si chiama Paolo Migone, quello con l'occhio scuro, lo conoscete. Lui dice che i livornesi in costume da bagno si riconoscono perché hanno dei lividi grossi così. Ma vi tocca e si tocca, non ne può fare a meno. E nel campo della comunicazione si chiama comportamento fatico, modalità fatica, verificare come quando un marito, una moglie, un figlio vi fa ma mi ascolti, ma mi senti, questo necessario bisogno di mantenere un contatto. Secondo me i livornesi sono rimasti fermi allo stadio del pensiero concreto. Per essere sicuro che ci sei, ti devono toccare. Questa è la mia interpretazione. Ma cosa succede? Io insegno, tengo dei corsi un po' in giro per l'Italia, lavoro molto a Bolzano. Cosa succede quando un livornese arriva a Bolzano, come me, e fa, scusi, e il bolzanino non si tocca. E la prima cosa che fa, si ritrae. E il livornese lo rincorre. E il bolzanino si ritrae e il livornese lo cerca. Cosa succede in questo delicatissimo momento, Sara, di comunicazione? Patrizia, credevate che non mi ricordassi? Guarda, mi ricordo praticamente tutti. Cosa succede nella testa di queste due persone che arrivano da mondi culturali, da abitudini invisibili così diverse, in questo semplicissimo momento di incontro scontro? Il bolzanino sta pensando come sono irrispettosi, invadenti, maleducati questi livornesi, e il livornese sta pensando come sono freddi, scostati, diffidenti questi bolzanini. La domanda che vi vorrei fare in questa apertura del mio intervento: chi dei due
ha ragione, la ragione. È ovvio che ciascuno ha la ragione nel suo sistema culturale di abitudini. Ma da queste incomprensioni, apro una parentesi, Steve. Ione, Donato, faccio un ripasso di nome veloce. Qua c'è già la base di un'incomprensione, conflitto. Noi li definiamo incidenti interculturali. Pensate che a Livorno le prime volte che parlavo di incidenti interculturali pensavano che fosse un tamponamento fra un marocchino e un fiorentino. Invece l'incidente interculturale nasce da uno strano tamponamento fra modalità diverse di vedere la realtà e il mondo. Cosa succede? Lo abbiamo visto. Noi, nel lavoro che facciamo, io mi occupo di mediazione, ora vi spiego le due cose che faccio nella vita, sono due cose. Lavoriamo proprio su questi momenti difficili, cioè quando nasce un'incomprensione, un incidente, un conflitto. La parola deriva dal latino confliggere, scontrarsi, però Stefano significava anche incontrarsi. Il problema è trasformare lo scontro in un incontro. E ascoltate bene, noi non lavoriamo per omogeneizzare, non lavoriamo per volemos tutti bene, per diventare tutti uguali, ma nel rispetto delle differenze, per fare in modo che queste differenze imparino ad ascoltarsi e a dialogare per trovare una soluzione ai momenti difficili, o addirittura, sentite che bello, per trasformare il momento di conflitto in una occasione di conoscenza di un altro modo possibile. Se fossimo a Livorno, è più forte di me, ve lo devo dire, a questo punto, di fronte a un'espressione che dà un punto, un concetto così interessante, il pubblico livornese avrebbe mormorato "Boia te". È un'espressione che io sto diffondendo in tutta Italia. A Lugano, dove lavoro molto, il "boia te", che non è assolutamente una volgarità, è un modo, i bambini livornesi non nascono dicendo "uè", nascono proprio con il "boia de", che è un'espressione, un intercalare che usiamo anche per esprimere stupore. Mi farebbe tanto piacere se anche a Saronno piano piano si diffondesse, ve lo dico perché a Lugano, per esempio, molto spesso per le strade si sente un momento di "boia de". Senta Stefano, è liberatorio, è quasi terapeutico. Quando lei c'è un momento, lei è sposato? Sì. Giorni fa ho chiesto a un signore a Livorno in prima fila, ho chiesto "lei è sposato?" e lui mi ha risposto "abbastanza". Allora, quando lei con sua moglie, mi permette di chiedere il nome anche di sua moglie? Antonella. Antonella, c'è già anche qua un Antonella. Nel momento in cui lei dovesse avere un attimo, lei senta come potrebbe dire "già, Antonella, stasera sono stanco", senta come liberatorio. Deve fare un esercizio di respirazione e respirazione, poi glielo spiego, lei vedrà che si troverà benissimo. Dunque noi lavoriamo sui momenti di incomprensione per non vedere chi ha ragione, questa è altra cosa, legittima ma è altro caso, giudizio arbitrario. Ma noi lavoriamo in qualche modo per facilitare la capacità di far dialogare differenze che rischiano di incontrarsi, scontrarsi fra loro. Io mi occupo di mediazione, mi occupo di gestione creativa dei conflitti, mi occupo di arte di ascoltare, fa la sua figura. Non ne abbiamo il tempo, ma pensate che bello, voglio soltanto incuriosirvi. Presento dei percorsi di formazione dove si lavora sull'ascolto, che è una delle pratiche meno praticate, su cui non veniamo mai educati. Ci insegnano ad essere efficaci nella comunicazione, nel parlare, persuasivi, utilizzare bene il linguaggio, ma non ci insegna mai nessuno, Mauro, ad ascoltare. E quanto è facile ascoltare persone con cui andiamo d'accordo? Basterebbe pensare alla fase dell'innamoramento. Non ne ho il tempo, ma mi piacerebbe tanto farvela vedere. Però, quando si incontrano persone con cui andiamo in sintonia, l'ascolto è liscio. I problemi nascono, io sono molto preoccupato della sua ripresa, mi muovo molto piano. Fin qui va bene. Poi ritorno di qua, va bene? Vede che si diverte? Come lei si diverte, sono sicuro che tornerà. E noi lavoriamo, sentite che bello, nei momenti in cui l'ascolto si increspa, nei momenti in cui l'ascolto diventa difficile, nei momenti in cui la persona con cui dialogo non soltanto non è in sintonia con me, guardatemi bene,
mi segua bene perché sono i due minuti più importanti del mio intervento, questi qua. Ma anzi, il suo modo di pensare e di vedere mi irrita un po'. Mi disturba, guardate la faccia, mi dà fastidio al punto che o mi chiuderei, oppure quando dice così, usando un'espressione tipicamente livornese, gli metterei due dita negli occhi. Cioè ci verrebbe addirittura un comportamento aggressivo. Lavoriamo su questo tipo di ascolto difficile e pensate, non ve lo posso presentare per intero, ma facciamo in modo che le emozioni fastidiose che entrano in gioco e che diventano uno dei carburanti del conflitto possano essere utilizzate come carburante conoscitivo, esplorativo. Cioè più mi stai irritando, più significa che c'è la differenza fra noi. E facciamo un lavoro bellissimo sulla autoconsapevolezza emozionale, come utilizzare queste emozioni anziché chiudendosi, come ci verrebbe fatto di fare Patrizia istintivamente, andando ad esplorare l'altro punto di vista. Le basti Cecilia pensare che questo si chiama tecnica e movimento controistintivo. È un accenno per dirvi quanto sia affascinante questo campo ed è una delle modalità per veramente per sciogliere il nodo principale che nasce alla base di un conflitto, l'incomprensione e la convinzione implicita che la ragione sia dalla parte nostra. E a Livorno le direbbero: se ho ragione io, vuol dire che hai torto te. Dunque io mi occupo, come le mie colleghe, di gestione creativa dei conflitti. Ma cos'è un conflitto? Sono venuto da Livorno per dare un piccolo contributo. A Livorno, quando si deve spiegare qualcosa di importante, non so come mai, ci aggiustiamo subito le mani. Cos'è un conflitto? Io ho un collega meraviglioso che devo sempre citare, Cagliaritano, professore di gestione creativa dei conflitti all'Università di Cagliari, piccolo, più piccolo di me. Sembra strano, ma è più piccolo di me. Quando facciamo le gare a chi è più piccolo arrivo secondo. Lui entra, c'ha il suo baschettino molto molto tipico, poi sardo e tutti. Non so come mai, vengo su. Non so come mai, quando lui comincia secondo l'università sul conflitto, inizia così. Si appoggia, non mi chiedete perché, guarda il suo numeroso pubblico e comincia così. L'unica cosa che può rappresentare bene l'assenza di un conflitto è la bara. Ed è meraviglioso. Ed ha perfettamente ragione. I cinesi, come un antico detto cinese, dicevano: gli unici esseri non confliggenti sono i defunti. Questo per dire che qualunque situazione, relazione vivente ha in sé il germe, la potenzialità del conflitto. Già Eraclito, V secolo avanti Cristo, parlava del polemos, sentite poi polemica, il conflitto, come padre di tutte le cose, generatore di tutte le cose, tutto nasce dal contrasto, ma sentite che bello, distingueva anche, noi possiamo distinguere il polemos come guerra, sopraffazione dell'uno sull'altro, annullamento delle differenze, rispetto al polemos come conflitto, incontro, rispetto delle differenze e dialogo fra le differenze. Noi lavoriamo su questo versante, cerchiamo di fare in modo che dal conflitto sopraffazione, conflitto che prevede un vincitore e un perdente, che deve essere te, picco ragione io, noi lavoriamo per fare in modo, sentite che bello, che alla fine di un percorso di mediazione ci siano due vincitori. La prima volta che l'ho detto a Livorno, un signore livornese mi fece: boh, neanche un pareggio. No, il pareggio sarebbe il compromesso. E nel compromesso abbiamo una delle soluzioni possibili, a volte purtroppo anche unica, ma ciascuna delle parti sente di aver perso qualcosa. Noi, direi quasi eroicamente, cioè credendoci, perché la possibilità esiste, il percorso non è mai facile, mai in discesa, anzi sempre in salita e faticoso, ma il risultato è grande se si ottiene, e quando abbiamo quei vincitori significa che le parti in gioco sentono che sono stati rispettati nella soluzione trovata i propri interessi principali, le proprie ansie e paure principali. E se questo accade, vedete, il grande vantaggio che c'è
è che mentre nel conflitto condotto tradizionalmente, dove alla fine avremo una ragione e un torto, un vincitore e un perdente, crediamo di aver risolto il conflitto, ma siamo soltanto spesso all'inizio dell'escalation conflittuale, perché chi sente di essere uscito sconfitto perché riteneva di avere una sua ragione che non è stata riconosciuta, sapete cosa fa? Fa così. Se la lega il dito e poi va via così. E no. Alla prima occasione, revanche, rivincita. E ad ogni rivincita segue escalation. La cosa splendida della mediazione come approccio di gestione trasformativa e creativa dei conflitti è che non si preoccupa soltanto di trovare una soluzione la migliore possibile, rispettosa dei limiti della realtà, degli interessi di tutte le parti in gioco, ma si preoccupa dell'ex post, della qualità delle relazioni successive, perché un conflitto gestito bene significa anche mantenere una buona qualità delle relazioni nel dopo. Questo vale nella famiglia, mediazione familiare, dove si può e si deve uscire da un conflitto in maniera costruttiva, perché si rimarrà comunque genitori per sempre se ci sono dei figli, e quindi l'ex post è la fase più importante. Purtroppo le parti spesso sono ancorate, affondate nel ex ante, nel passato, e qui ci sarebbe molto da dire, ma i miei colleghi avranno tanto da dire in proposito. E nel passato abbiamo soltanto le sabbie mobili del rancore, lo definiamo così, una delle fonti del conflitto è la dimensione del rancore, ciò che mi hai fatto, ciò che non mi hai dato. E nel passato non si possono trovare soluzioni, e nel passato non si possono fare progetti. In un conflitto del passato ci si può soltanto lamentare, si può recriminare, si può accusare. La chiamiamo la danza del colpevolizzatore, è una danza dei giochi senza fine, dove c'è sempre un prima. E io quando faccio questi interventi cito sempre a questo proposito la frase di un grande filosofo che ci ha accompagnato nella contemporaneità, il grande Ludwig Wittgenstein, che in uno dei suoi scritti ultimamente trovati inizia dicendo: com'è difficile cominciare dall'inizio. Io ho rubato questa frase da un contesto diverso e la trasferisco nell'ambito dei conflitti, perché quando siamo in un conflitto normalmente la tendenza è ad andare sempre alla causa precedente. Com'è difficile cominciare dall'inizio? Nella mediazione operiamo un cambiamento. Se facciamo questo movimento a gambero a ritroso, facciamo soltanto un gioco infinito delle accuse. Noi lavoriamo sul conflitto presente, cercando di capirlo, per trovare soluzioni che vadano bene nel dopo. Il rancore è una delle dimensioni micidiali nelle quali il conflitto affonda e diventa non più gestibile. Ma siccome io ho un tempo, ormai sono un orologio incorporato, lavoro sempre in Ticino e ormai sono così, in albergo la mattina mi chiedono di mettere la sveglia a me, sono proprio, quindi so che ho ancora, se non sbaglio, 14 minuti a disposizione. Esatto, non ci posso credere. Quindi in 14 minuti vi vorrei presentare il cuore, anzi direi il succo dell'argomento, e da uno che si chiama yoga i succhi se ne intende. Questa è stata la grande tragedia della mia vita, e capisce che dopo pochi anni dalla mia nascita la massa lombarda ha messo sul mercato, lei si immagina a 6 anni cosa avanza, ma lasciamo stare, cosa abbia voluto dire a Livorno, saranno ragazzi, sarebbe stato rispettoso, a Livorno chiamarsi yoga non ve ne posso neanche parlare, immaginatevelo, andiamo avanti. Il succo del discorso è, prima che questi miei 13 minuti e 20 secondi scadano, perché nella vita dobbiamo sempre lasciare spazio a tutti noi, quindi io ho un tempo limitato. Che cos'è veramente un conflitto? Enrico Euli ce lo presenta così, ma cosa accade invisibilmente nella mente di due soggetti che sono in conflitto? E adesso vi prego di prestare attenzione, perché la cosa che vi sto per far vedere la sapevamo fare in tre. Un mio collega purtroppo ci ha lasciato, un altro ha cambiato lavoro, sono rimasto solo io. Quindi ora sentite da me questa cosa. Adesso io vi farò vedere qua, questa piccola scena, che cosa accada, e sono molto serio, anche se sorrido, apro una parentesi Mauro,
forse non l'ho detto, io mi occupo di gestione creativa dei conflitti e tengo dei corsi in tanti posti utilizzando una metodologia particolare che si chiama metodologia umoristica. E so che quando parlo di gestione dei conflitti attraverso l'umorismo molte espressioni cominciano a incupirsi. Cosa c'entra lavorare sul conflitto con l'umorismo? Di qua ci sono le cose serie e di qua ci sono il comico, il faceto. Non mescoliamo. Sentite quale trappola culturale ormai si sia aperta davanti a noi. Recentemente ho contribuito a una pubblicazione dell'Università di Firenze dove il mio contributo è stato la mediazione fra tragedia e commedia. E brevemente spiegavo come nell'antico teatro greco, nato nel V secolo a.C. a Atene, grande invenzione, altro che la televisione, grande invenzione rivoluzionaria, per la prima volta si poteva assistere a delle rappresentazioni attraverso l'azione, dramma, pieno così di gente a teatro. C'era la tragedia e quando uno andava alla tragedia, dove va? Era un triste, si presentavano temi importanti, il rapporto con le divinità, il rapporto col destino, ci si incupiva, si pensava, ma subito dopo veniva presentato il dramma satiresco, dove gli stessi argomenti venivano presentati da un'altra prospettiva, non per banalizzarli, ma per mostrare un aspetto spiazzante, bellissimo. Dramma e sorriso, comico e tragico. Trascorre il tempo, per molte ragioni, nella nostra cultura occidentale abbiamo una frattura. Di qua ci sono le cose serie e di qua ci sono più. Per cui quando una cosa è seria e drammatica è quella, non le mescoliamo. Invece pensate che nel conflitto abbiamo tutto ciò che è tragico, ciò che è gravis, ciò che è pesante, che ci tiene ancorati alla situazione problematica. Quanto una visione umoristica, non parliamo di barzellette, parliamo di introdurre una modalità di vedere le cose, possa aiutare a introdurre leggerezza, trasformazione, spiazzamento e possa aiutarci a gestire meglio il conflitto. Quindi con la massima serietà io lavoro sull'umorismo non come cabaret nella mediazione, ma come facilitazione nello stimolare una visione trasformativa delle cose. Dunque mi restano appena 8 minuti e 40 secondi. E adesso vi farò vedere qua che cosa. Buongiorno. Tranquillamente. Lei pensa di essere in ritardo e invece è in anticipo sulla prossima persona che arriverà fra poco. Perché nella vita siamo sempre un po' in anticipo, tranquilla. Poi c'è questa creatura meravigliosa. Benvenuta. Non si è persa niente. Ah, che Massimiliano, bellissima, sto parlando. Non si è persa niente, pavimenti e venti funzionano come beautiful. Se lei arriva alla 300ª puntata, capisce tutto lo stesso, non ci sono problemi. Ora lei si è affezionato, bisogna aiutare. Perché ho i partecipanti che poi dopo si abituano, vanno in depressione se non li do. Ho avuto un corso che ho tenuto a Mestre, ne tengo tanti, Mestre, quindi anche a Mestre non si toccano molto. Tutti ingegneri e chimici delle ARPA, Agenzie Regionali di Protezione Ambientale Veneto, tutti serissimi. Io entro, siccome passo da un corso all'altro, e poi c'era questo ingegnere, e io uno dopo, non c'è nulla, l'ho visto. La dice, che faccio? Ingegnere, mi scusi, io mi perdoni, ma le dà fastidio se la tocco. E l'ingegnere di Mestre mi fa, che se mi tocca un'altra volta, che taglio la mano. E ho capito che gli dava noia, ma il secondo giorno, umoristicamente ormai entrato, mi è arrivato tutto fasciato per fare capire che avevo fatto i libri. Poi è diventato un appassionato del toccarsi. Nella nostra città dovete capire che è così implicito che quando un amico non ti tocca più, lo guardi e gli fai, ma ce l'hai con me? Perché il toccarsi è un elemento, ora voglio vedere come mi riprende di te. Il toccarsi, bisogna sempre stare attenti alle esigenze di chi ci sta vicino. Questa è buona comunicazione, quindi io mi sto muovendo perché lei faccia un buon fuoco, va bene? Sono molto preoccupato. Però si diverte, dico la verità. Dunque è la terza volta e ho soltanto 6 minuti e 10 per farvi vedere su questa scena quello che soltanto io posso, perché nel mio piccolo lo sapevamo fare in tre. Fate attenzione, ci sono due personaggi immaginari, A e B. Sono in conflitto, in contrasto fra loro. Attenzione, A è una persona preparata, che ha fatto dei corsi di formazione e si è molto formato sull'ascolto, dunque non è uno qualunque. Sta ascoltando B e verbalmente dice, Stefano,
ti ascolto, parla perché parla perché mi interessa quello che dici, so che è importante ascoltarti, parla perché sono molto interessato, ma in un classico conflitto, silenziosamente, invisibilmente, cosa sta succedendo nella sua mente? Questo, parla perché, ma silenziosamente lui sta pensando questo, parla pure, ma tanto lo so io come stanno le cose stanno esattamente così. E nel momento in cui ha invisibilmente piantato una certezza implicita, a cui ne seguono subito altre mentalmente, e le cose stanno così, e così, e così, e così. 3 anni di corso in Germania per imparare questo suono. So che molti mi storcono un po' la bocca, poi però li trovo chiusi nel bagno, nella pausa. Il problema, sente, già si allenano. Il problema, signori, è che anche dall'altra parte c'è la persona B che sta esattamente pensando così. E ora vi prego di fare attenzione perché c'è un semitono, un diesis, altri 6 mesi di corso supplementare per imparare questo suono. La persona B sta dicendo: no, parla te, ma lo so io come stanno le cose stanno cos'ha, e cos'ha. E alla fine di questo piantare paletti di convinzioni granitiche, noi abbiamo 2 palizzate fra loro contrapposte, che tecnicamente chiamiamo scontro posizionale, dove ciascuna delle 2 parti è barricata sulle proprie certezze e la grande preoccupazione prima è di vincere, almeno non perdere, e soprattutto non concedere niente alla controparte, perché sentite che bello, tutto ciò che stai guadagnando te me lo stai togliendo. Noi li chiamiamo conflitti gestiti secondo la logica dei giochi a somma zero. Sembra difficile, ma è facile. Se guadagni te 2, mi stai togliendo 2. Più 2, meno 2. Se te prendi 3, mi stai togliendo 3. Viene sempre 0. E alla fine avremo uno che ha tutto e uno che ha niente e che se la lega al dito. Noi lavoriamo, come vi dicevo, per vinco, ma per fare questo ho ancora 4 minuti e 5 a disposizione. La prima cosa da fare è uscire da tutti i suoni che sentirete, tutti i rumori che sentirete non sono casuali. È una ditta di Livorno che mi segue e sono suoni che servono a sottolineare i miei momenti particolari. Ci sarà un cane che abbaia, ci sarà un motore che passa, mi costa una cifra, però mi seguono e vedrete come funziona. Dunque, attenzione a questo punto, per uscire ad andare verso la soluzione del doppio vincitore. E ora mi ascolti bene perché sono i 2 minuti più importanti del mio intervento. La prima cosa da fare è uscire da questi blocchi posizionali e cercare di capire, sentite questa frase buddista che meraviglia, che le cose non stanno sempre così. E come dice Marianella Sclavi, mia maestra, il mio punto di riferimento, celebre ormai in tutta Europa, esperta in arte di ascoltare, mia collaboratrice, anzi io suo collaboratore, nome famosissimo, bisogna capire che, ascoltate questa frase che cos'è, Marianella ci dice, famosissima, ciò che vedi dipende dal tuo punto di vista. E un signore a Livorno mi disse, boh, ci voleva Marianella Sclavi per dire questa cosa, ma la parte più bella arriva ora e dice, se però vuoi riconoscere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. Per capire che il tuo non è l'unico punto di vista. Dunque noi lavoriamo per fare in modo che le persone in un conflitto si sforzino, ho ancora 2 minuti e 20, di comprendere il punto di vista della controparte. E sentite che bello, ritorno subito. Non per approvarlo, non necessariamente per andare d'accordo, ma ascoltandolo
per poter moltiplicare i punti di vista e vedere la situazione che vedevano soltanto in un modo, anche in un altro, aprendo un dialogo ed un ascolto non facile che possa permettere insieme di lavorare contro il problema. Perché vedete, in mediazione ci chiediamo questo: ma il vostro conflitto è principalmente per distruggere l'altra persona, per dimostrarne la stupidità, per umiliarla, o volete risolvere un problema? Sono due cose molto separate. Noi cerchiamo di fare in modo che tutte le energie vadano contro il problema. E allora il primo passo è capire insieme quale sia il problema dai diversi punti di vista, e poi abbiamo una seconda meravigliosa regola: una volta capito quale sia il problema dai due punti di vista, visione condivisa, dobbiamo sforzarci di separare il problema dalla persona, attaccare il problema, rispettare la persona. Facile a dirsi, complesso a farsi, ma il nostro lavoro, il nostro intervento va sempre in questa direzione. Un'ultima nota, perché mi manca un minuto e cinque. Un minuto e sei. Cosa c'entra l'umorismo con tutto questo? E poi vi saluto e lascio agli interventi delle mie colleghe. L'umorismo con tutto questo c'entra non come mezzo per risolvere un conflitto, ma come facilitatore. L'umorismo vive di leggerezza, di spiazzamento, e come appunto Wittgenstein, in una celebre sua affermazione che io uso nei miei spettacoli come introduzione, lui ci dice: l'umorismo non è uno stato d'animo, ma è un modo di guardare il mondo. Il vero umorista è la persona che riesce a vedere anche in un altro modo la realtà. Noi cerchiamo di aiutare le parti a vedere un problema anche in un altro modo, e quando si accorgono, lavorando nella maniera giusta, che quel problema si può osservare anche in un altro modo, faccio questo per dirvi che è un movimento di esplorazione circolare, stranamente subentra una nuova leggerezza, una nuova possibilità che apre degli spazi nuovi, perché l'umorismo serve a sciogliere le rigidità degli scontri e delle posizioni di cui si parlava prima. E per salutarvi vi farò un piccolo esempio di come nella mia città, città che vive di umorismo per ragioni storiche che non mi posso, non ho il tempo per, purtroppo, i tempi sono sempre limitati, vi farò vedere due piccoli esempi di come nella mia città si sia gestita una situazione potenzialmente conflittuale attraverso l'umorismo, in modo naturale. In modo naturale, ricordate, è naturalmente umorista. A parte che giorni fa sono andato, quest'estate sono andato in comune, c'era un caldo a fare il passaporto nuovo, c'era la signora, c'era un caldo asfissiante, sicché sono arrivato allo sportello e ho detto: mamma mia signora, che caldo. La signora livornese, invece che rispondermi sì, è molto caldo, mi ha risposto così: ieri, va bene che ho chiesto di essere cremata, ma da morta. E ha subito subito. La cosa interessante, la raccontavo ieri, parlavo appunto con l'avvocato Poli, con la Vittoria, che nella nostra città, pochi mesi fa, il carissimo amico Bertini, assessore all'urbanistica della città, ha fatto un grosso investimento per la nostra città, 118.000 abitanti, e ha creato i percorsi per non vedenti. Quindi sono percorsi meravigliosi, segno di civiltà, con tutte le superfici corrugate, se non che la città è un po' distratta perché pensiamo solo al mare, nel percorso principale della via Cairoli, in mezzo al percorso per non vedenti c'è un palo della luce alto 12 metri, che è veramente imbarazzante. Naturalmente qualunque altra città d'Italia e d'Europa si sarebbe scandalizzata e avrebbe fatto subito un esposto, una denuncia, con grande serietà, avrebbe detto: ma questo assessore, ma questo a Livorno no. Avrebbero fatto una denuncia dicendo: ma questo, e allora risposta: a Livorno no, succede un'altra cosa. Ne ha parlato Rai 3, quindi non sto inventando niente. Rai 3. Ecco. Compare dopo due giorni un cartello scritto con il pennarello a mano, con lo scotch sul palo, con scritto: ce l'abbiamo messo per smascherare i falsi non vedenti. Come vedete, con il massimo rispetto per l'argomento, suscita talmente il sorriso che si affolla
la televisione ne parla, l'assessore è costretto ad intervenire, farà una modifica al percorso. E un ultimo esempio, poi veramente finito, di un conflitto a cui ho partecipato io in prima persona e poi vi lascio, ma questo ve lo ricorderete, è tutto vero. L'altro anno, 4 agosto, ora incredibile, un caldo infernale, centro della piazza principale della nostra città, si chiama Piazza Roma, all'ora di pranzo, semaforo rosso. Semaforo rosso, e in prima posizione c'è una signora, giovane, insomma, quarantenne, sulla sua Matisse Chevrolet verde pisello, ferma, al semaforo rosso, che aspetta. Dietro di lei, un grande SUV, con un ragazzo livornese, sono tutti tatuati con la bandana, con musica a tutto volume, dietro io con la mia scenica, altre due macchine. A Livorno è tutto lento, non abbiamo fretta, anche i semafori sono lenti. Dopo un bel po' il semaforo diventa verde, la signora rimane ferma. 5 secondi, 15 secondi, 20 secondi. Qualunque altra città avrebbero cominciato a suonare, ma rimbambito, parti, no! A Livorno no. Vai via, medica, no. Verde, 20 secondi, ferma verde. Dopo 35 secondi si sente lo sportello del suo. Scende la persona, grosso, si avvia alla macchina della signora, bussa al vetro, la signora abbassa il vetro, se mangia verde, lei lì, la guarda e gli fa, oh! Guarda che più verde di così non viene. È andato. Vi ringrazio, io mi fermo qua per quello che ho fatto. Io appunto sono un mediatore familiare da oltre 15 anni
Devo dire che ho assistito anche un po' all'evoluzione di questa risorsa nel corso degli anni. Questa grande sconosciuta ai tempi, oggi più conosciuta, talvolta conosciuta in modo non corretto. È vero che in questi ultimi 15 anni la mediazione familiare ha costituito un importante supporto alle famiglie che vivono il difficile passaggio dalla famiglia unita alla famiglia separata. È vero anche che le statistiche ci dicono che l'accesso alla mediazione familiare è tanto più efficace quanto più vi si accede in un momento, diciamo, che anticipa quello che è la lite giudiziaria come la intendiamo noi o come talvolta i film ci propongono o i giornali ci comunicano. E quindi mi sono chiesta, dopo veramente tanti incontri con le coppie in studio, in consultorio, dopo tanti corsi di formazione per formare mediatori familiari professionisti, dopo anche che si è impostati anche ho impostato anche la mia vita come mediatore, perché si dice mediatori non si fa il mediatore ma si è una cosa molto molto vera, però mi sono chiesta veramente se la mediazione familiare non debba solo essere un supporto alle famiglie nella fase di separazione, che diciamo così il motivo principale per cui è nata, per cui è stata diffusa dall'America all'Europa, dall'Europa in Italia, ma magari debba avere una mission alta, un compito più ambizioso forse, che è quello di diventare proprio la modalità di gestire i conflitti del futuro. Diceva prima Yoga che il conflitto è inevitabile, nel momento in cui io sono una persona diversa da lui è possibile pensare a un ipotetico conflitto inteso come punti di vista diversi, che quando c'è magari la volontà di raggiungere un obiettivo o di avere una risorsa voluta da entrambi, lì inizia un conflitto, che è assolutamente un'occasione potenzialmente costruttiva della propria persona e della relazione. Il problema è che quando questo conflitto si scatena, quando c'è la cosiddetta escalation del conflitto, dove poi appunto il dialogo è assolutamente interrotto. E quindi, tornando all'avverbio qua precedentemente, no? Prima del giudizio, allora dico forse è meglio sostituire il termine precedente al giudizio con l'avverbio preventivamente. Allora, siccome la vita di coppia fisiologicamente ha delle crisi, perché è formata da due persone, due entità diverse, quindi potenzialmente sempre in conflitto, solo nella fase dell'innamoramento e quindi della idealizzazione dell'altra persona non c'è conflitto, ma se no è fisiologico che due persone, una diversa dall'altra, prima o poi hanno la possibilità, il dovere di gestire un conflitto, ma in un'ottica però di crescita individuale e relazionale. Allora, quando mi sono posta questa domanda, già da alcuni anni, devo dire la verità, mi sono poi data questa risposta: sì, secondo me è possibile creare la cultura della mediazione più diffusa, facendola entrare nelle scuole, facendo sì che il bambino, come io ho scritto appunto nell'abstract, il cucciolo d'uomo prima di essere contaminato da quella che è la cultura del mondo occidentale, della gestione del conflitto in termini competitivi o a somma zero, come ben ha chiarito Yoga prima di essere contaminato, apprenda
Questo è un nuovo modo di gestire il conflitto. Il conflitto è inevitabile, però ci sono due modi diversi di poterlo gestire. Allora, mediazione che entri nelle scuole, mediazione che entri nei palazzi di giustizia per informare la coppia che è già in crisi che c'è una via alternativa alla delega dell'avvocato o alla delega, se le cose poi vanno male, al giudice. E l'altro aspetto che secondo me è importante, informiamo le coppie giovani, le coppie ancora in formazione, che il conflitto è positivo se gestito in un certo modo, che il silenzio, la mancanza di comunicazione, la paura di dire a se stesso, di dire al partner, di dire ai familiari che si hanno punti di vista diversi, che si hanno criteri educativi diversi, è positivo, è costruttivo. Purtroppo visto che non solo non si ascolta, veramente siamo dei pessimi ascoltatori, degli ottimi parlatori, ma dei pessimi ascoltatori, ma la mancanza appunto di ascolto e di accogliere il conflitto come opportunità di crescita individuale, relazionale e come opportunità di cambiamento, fa sì che poi la coppia arrivi dal mediatore quando purtroppo i giochi sono già fatti, e allora la mediazione è utile per trovare degli accordi di separazione condivisi, però non è più utile per rinnovare la dinamica relazionale all'interno della famiglia. Yoga parlava anche prima di qualità relazionale. Sappiamo che la famiglia oggi sta attraversando un periodo di fragilità di coppia e fragilità genitoriale. Ho sentito diversi convegni dove individuavano questa fragilità a una cattiva qualità relazionale. Quindi si sta magari insieme, ma la relazione non è di qualità, non è spontanea, non è una relazione necessaria oggi, magari era sufficiente per la generazione passata, ma oggi i figli chiedono trasparenza, sincerità, autenticità da parte dei professori, dei genitori, degli amici, e i genitori, per poter essere autentici nei confronti dei figli, devono esserlo con se stessi e soprattutto con il proprio partner. E quindi il mio intervento oggi è un po' così, un po' confuso, non lineare, un po' poco tecnico, non sapevo se portare magari delle statistiche oppure dei casi che mi sono capitati di recente, che magari potevano interessare di più alla platea, però appunto mi è venuto più spontaneo condividere con voi questa domanda e questa risposta, perché credo proprio che il futuro sia quello di gestire la conflittualità in maniera costruttiva. Non dimentichiamo inoltre che il mondo globalizzato ci mette veramente a dura prova. I flussi migratori ci impongono una convivenza, se va bene, uno scontro di tradizioni, di valori, di culture, di religioni, dove se noi non diffondiamo una cultura di gestione del diverso, diverso, in modo diverso, lo scontro non può che portarci alla fine, alla guerra e all'insoddisfazione generale. Quindi io credo molto nella mediazione, vedo l'efficacia
nelle coppie che vengono da me, dell'approccio negativo. Mi viene da dire non solo in un'ottica di benessere dei figli quando ci sono, ma anche per dare valore alla relazione passata che c'è stata, che è finita, comunque c'è stato amore, comunque c'è stato un periodo felice, che quando finisce una relazione si tende per reazione difensiva a dimenticare. E quindi io spero che questa nuova associazione, prima sul territorio di Saronno e poi in futuro sempre su terre più abbiamo anche la sede a Bari, appunto ad affrontare in due regioni importanti, ecco, e poi ci sono tutte le regioni in mezzo, le altre, certo, ma proprio per creare un confronto anche culturale, un confronto culturale, ecco, io perché come tu sai la mediazione al sud è molto più più attiva, ci sono molti più centri di mediazione, c'è una collaborazione diretta anche fra i centri di mediazione, i tribunali, per un'apertura culturale, perché si ha meno paura di esternare le proprie emozioni culturalmente, cosa che diventa invece molto più difficile riuscire a far recepire questa nuova, questa modalità, insomma, di affrontare il conflitto. Sì, e Yoga ha detto molto bene quando ha parlato del Bozzanini, insomma. No, stavo dicendo anche ai colleghi, io sono stata appunto 6 anni consigliere regionale dell'AMF, che è l'Associazione Nazionale Mediatori Familiari, maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale. E avevo proprio la mappatura della realtà della mediazione familiare diffusa appunto tra le varie regioni italiane. E devo dire che la Lombardia e la Puglia erano le regioni più ricche di centri di mediazione familiare, di protocolli d'intesa con i palazzi di giustizia, e quindi sono molto contenta che la Puglia abbia sia rappresenti anche noi come vediamo, perché è molto fertile come terreno, da tutti i punti di vista, è fertile dal punto di vista agricolo ed è fertile dal punto di vista delle novità. Che dire, io affrontiamo adesso la tematica a questo punto con la dottoressa Grassi, quello che è il ruolo dei figli in mediazione, perché come abbiamo detto, quello che è il nostro manifesto, io indosso proprio questa maglietta perché credo, vorrei tanto che i figli ogni tanto, vorrei fare l'avvocato dei bambini, questo è il mio sogno da grande, perché durante le separazioni e i divorzi sono i grandi che prendono tutte le decisioni, i genitori, con il miglior intento, però a volte sono esclusi, non ci si rende conto che ogni nostro gesto condizionerà il loro futuro. Il modo di affrontare la separazione non è da condannare il fatto che purtroppo ci possono essere delle situazioni che ti spingono a non portare avanti la relazione, però è la diversità, la cosa importante è come viene affrontata la separazione, in che modo vengono coinvolti i figli, e questo è quello che si sta cercando di fare, promuovere proprio un cambiamento culturale del dialogo, del noi, dell'insieme, perché siamo in una società che purtroppo ci porta alla solitudine, alla chiusura, a gestire, ecco, come questa è un'immagine che a me ha colpito tantissimo. E quando sono entrata in questa galleria d'arte la scorsa settimana, ho avuto il piacere di conoscere Mr. Save the Wall, che è Pierpaolo Perretta, l'autore di queste opere. Sono rimasta colpita tantissimo da questa immagine, perché in studio arrivano tanti genitori, tanti papà che a volte riescono a comunicare con i loro figli solo tramite magari uno strumento per mille problemi. E questa bambina addirittura prega l'iPad perché in qualche modo le possa restituire il suo papà. Poi come ogni opera d'arte, qua ci sono dei messaggi molto forti, ognuno la può interpretare, si può riconoscere,
però quello che io ho visto è proprio questo desiderio di riconquista del padre. Oggi si parla di bigenitorialità, di affidamento condiviso, ma in realtà è scritto, non so fino a che punto sia vissuto. E quindi Elena, adesso raccontaci un po' in che modo si può... Posso fare un piccolo intervento sul discorso di papà? Il papà che vedo io in mediazione, quindi sono dei papà particolari, diventano e sono dei papà eccezionali, hanno una voglia incredibile di fare papà, sono molto attenti, se le mamme lasciano uno spazio per fare un passo indietro, ma diventano veramente dei papà attenti. La mediazione in questo dà la possibilità di mettersi nei panni dell'altro e cambiare ruoli e funzioni familiari di vecchia tradizione, perché il papà oggi non sono i nostri papà, sono papà che vogliono fare, e quindi largo ai papà. Anche perché una cosa sola, la cosa che ho notato negli ultimi tempi, sono più disponibili i padri ad affrontare un percorso di mediazione, cosa che alcuni anni fa erano le donne più aperte alla mediazione, cercavano di coinvolgere questi padri. Adesso forse l'affidamento condiviso ha fatto sì che i padri riacquistassero anche una loro identità e la volontà, perché proprio c'è stato un cambiamento della figura, del ruolo del padre, non come figura autoritaria, ma come una figura... si è affievolita anche l'autorevolezza del genitore in questo periodo, per cui credono che ripristinare il dialogo con la moglie possa servire anche a riavere il loro ruolo nei figli. Elena, raccontaci un po' le tue esperienze. Buongiorno a tutti, io sono una psicologa, mi occupo privatamente principalmente di bambini piccoli, adolescenti, che arrivano nelle maniere disparate. Gli invii in genere sono da scuole, pediatri, magari anche i genitori si attivano, però c'è sempre questo pregiudizio della psicologa come ancora il medico che non dovrebbe servire.